annunzio il palio dell'Assunta, ospite d'eccezione il presidente della provincia regionale di Messina, l'onorevole Nanni Ricevuto. Centinaia di figuranti hanno preso parte ieri a San Marco d'Annunzio al palio dell'Assunta, sfilata medievale con cavalli, dame e cavalieri. Numerosi visitatori che hanno preso d'assalto la cittadina lentina per assistere alla rievocazione storica ideata da padre Salvatore Miracola. Anche quest'anno il palio dell'Assunta ha visto la presenza di diversi amministratori locali che hanno sfilato in costumi d'epoca per le vie del borgo aluntino. Ospite d'eccezione il presidente della provincia regione di Messina, l'onorevole Nanni Ricevuto. È un evento particolare, un evento che, come dire, si riferisce ad un periodo storico molto significativo per questo comune e non solo per questo comune. Oggi è di conseguenza un rinverdire i fasti, ma noi speriamo attraverso queste iniziative di rinverdire non soltanto i fasti, ma di fare una nuova stagione di grande successo per i comuni di questa meravigliosa parte del territorio della provincia di Messina. E siamo molto soddisfatti, ringraziamo Padre Miracola per l'organizzazione, la coreografia e tutto quello che ha fatto perché questa festa riesca, ma ormai è un appuntamento calendarizzato. Ogni 13 agosto dell'anno ci sarà questa splendida manifestazione che è bellissima in questo contesto storico nostro, che è questa splendida città medievale di San Marco d'Annunzio. Quest'anno siamo passati da 80 a 120, abbiamo coinvolto la festa della contea, la contea di San Marco, che abbracciava anche le contee vicine, quindi il paese di Mirto, di Frazzanò, Capresupe e Capresutta e Torrenova. Abbiamo sudato tanto perché preparare tutto l'organizzazione del palio è stato impegnativo, però siamo soddisfatti e siamo pronti per ricominciare questa bellissima serata. Qual è il significato di questa rievocazione storica? E riscoprire il passato per costruire sul passato il futuro, che è stato un passato glorioso, e quindi potremmo costruire un futuro più glorioso di quello che abbiamo vissuto prima.